Salve a tutti, io sono Loofdog e bentornati a Dante's Inferno. Non vi mentirò, sto avendo parecchi problemi con queste care amichette del girone della lussuria. E allora ho fatto quello che faccio quando il gioco si fa duro. Alzo i tacchi e vaffanculo. No, beh, scherzi a parte, sono andato a vedere su internet e ho detto: ma ci sarà un modo per fregarle queste? Sì, c'è, ed è sempre stato sotto i miei occhi. Questa combo qui con la croce, in teoria, dovrebbe riuscire a decimarle in pochi secondi. Quindi, molto volentieri, la acquistiamo e la testiamo subito. Ragazze? Sì, ciao, proprio voi stavo cercando. Ecco, intanto non è un buon inizio. Però, guardate. Se non mi fanno l'attacco combinato, comunque si riesce a mantenere una certa distanza facendo così e di sicuro le si interrompe l'attacco ipnotico. Sì, guardate, le fa anche... gli dà anche un po' di knockback. Perfetto. Oh, questa ci ha fregato, va bene. Comprensibile. Non mi lamento troppo. Solo che magari... sì, poteste farmi il cortese favore di ispirare. Non dico passare a miglior vita, perché questa è l'unica vita ultraterrena che vi resta e non ce ne sarà una migliore. Però almeno. Ok, si comincia bene. Scusa Ciccio, non è ancora il tuo turno e stai avendo degli attacchi collaterali. Però arriverà anche il tuo di turno. Dante, per piacere. La signorina. Ah, sono morte. Baby, yes, ci siamo. Ok, era questo quello che volevo. Vedete, abbiamo ancora mezza vita. Se l'avessi gestita un attimo meglio, forse ancora di più. E adesso chi ci ferma? Nessuno. Di certo non lui. No, la scureggia atomica. Ah, e stordisce pure, tanto che puzza. Aspetta che questi ci fanno saltare in aria. Amico, ecco, avvicinati, bravo! No, doveva esplodere anche l'altro, dovevano fare una reazione a grappolo. Grandissimo, anche te, bravo. Ok. Tostarello l'amico, oggi ne sta pigliando un sacco di bombe, senza neanche, guardate, subire un colpo. Opla, ma non può durare per sempre. Condanniamo, sì, certo. C'è solo questa esecuzione di questi qui. Non gliel'ho visto fare in un altro modo. Vabbè, ad ogni modo. Vai dal cavaliere. Anche tu. E invece, per le nostre amichette, come sempre. Boom, boom, boom. Oh no. Aspetta. Ah, certo. Il goloso ci ha dato vita. Sì, questa è la tattica. Guardatele quando si avvicinano. Boom, direttamente, via. Non vi voglio neanche toccare. Aia. Amico, dai, vuoi fare il grosso davanti alle signorine? Vuoi fare il grosso? Dai, devi solo dirlo. E poi vediamo chi è più grosso. Dai. E non è il momento, davvero. Volentieri in un'altra occasione, ma adesso no. La mia carica è più forte. Boom! Oh, guardate, semplicemente facendo un piccolo upgrade, come si semplifica la vita. E io scemo che dicevo, no vabbè, tanto sta croce a cosa serve, lasciamola perdere. Che stolto, non credevo nella potenza del Signore. Oh, finalmente, 5 minuti neanche, quanto ci abbiamo messo? Ah... niente. Oh, bene. Anche l'altra. Perfetto. E quindi possiamo cambiare. Ci togliamo tutti e due, sì, certo. Aumenta la rapidità. Cos'è questo? Devi equipaggiare. Garantisce a Dante la rigenerazione continua di mana. Non sono a livello 5, mannaggia la miseria. Anche questo santità 5. No, le combo non ci frega. Potremmo fare doppia redenzione con questo e quell'altro, volendo. Vediamo un attimo. Aumenta i danni? No. Dante può bloccare gli attacchi dei diavoli? Figo, ma no. E... ok, no.
riduce il costo, assolvere gli avversari e i dannati garantisce punti, esperienza, santità aggiuntivi. Ma sì, quasi quasi. Poi, ogni soluzione riuscita garantisce più salute al giocatore. Lui dice sta cosa, ma io non ho visto spuntare salute assolvendo quantomeno le scartine. Poi certo, quelli grossi, va bene, ma danno vita anche punendoli, quindi non capisco. Ecco, infatti c'è la controparte, ok. Quando la barra del mana è vuota, no. Incrementa il contatore, garantisce a Dante l'abilità di schivare durante gli attacchi. No. E allora sapete che vi dico, sapete che vi dico. Ci mettiamo questo. Pronti a proseguire. Aspetta, ma questo dov'è? No, non è di fianco. Secondo me quegli ingranaggi che c'erano di fianco li ho persi, cioè c'era probabilmente un passaggio secondario e me lo sono perso bellamente. No, sto cadendo, sì. Sono finito schiacciato, va bene. Altra parte, no, una bella schiacciata a ora di pranzo ci vuole, no? Comunque, dicevo, sarà stato probabilmente una strada secondaria con tante cosucce belle, ma me le sono perse. Invece, indovinate perché sono morto qui schiacciato. Stavo cercando di vedere se dietro l'inquadratura ci fosse qualcosa di figo nascosto. È una brutta bestia il voler trovare tutto a tutti i costi, ma l'essere anche sconsiderato. Quindi si uniscono le due cose e succede un casino. Oh, mia amata. Qua sotto nulla, no. No, ma non ho nulla da dirti, in realtà. Ciao. Non mi interessa Fulvia. Assolutamente di politica. Non mi interessa assolutamente di politica. Sono una donna indifesa. Bellissimo. Non mi interessa assolutamente di politica. Io mi immagino la scena nella sono cabina di doppiaggio, tipo, sta passando una delle doppiatrici. Uè, scusa, mi fai un attimo queste due frasi. Io non mi interessa assolutamente di politica. Un tempo moglie di Marco Antonio, fu posseduta da un'irrefrenabile avidità, conosciuta come la donna più avida di Roma, perseguì il potere in tutti i modi. Bene, continua a seguire i tuoi sogni, cara, e vedi se riuscirai a spodestare l'altissimo. Lì avrai pane per i tuoi denti, mettiamola così. Boom e boom. Dai, più veloci, più veloci. Ok, troppo veloci. Mi chiedo se... Beh, dovrei poterlo vedere in realtà. Dalla sezione dell'archivio dovrei poter vedere se ho già perso qualcuno, credo. Controllerò. Sì, appena abbiamo finito. Perché, ripeto, quelle voci vicino alla statua di Pluto non me la raccontano giusta. Quello era qualcuno che ci siamo persi. Sicuro. Ok, la sua a fine, la mia no. E infatti vediamo dannati. Ah, non posso... Ecco, così. Ah dai, a meno che non scalano... Che, insomma, anche... Cioè, per esempio, ce ne siamo persi uno e... Ed è questo qui, quello subito sotto. Se invece sono in ordine, allora siamo a posto. Bella così. Bene. Ci riprendiamo un po'. Ah, prendi il mana che in realtà è succo d'uva. E questa brodaglia verde, beh, un po' troppo satura, ma potrebbe essere cedrata tassoni. Mamma mia, ma quanto è buona la cedrata tassoni. Spettacolare. Ascensore? Sì, sì, va bene, non abbiamo nulla da perdere. Però va in giù, vero? Volevo ben dire. Stanno tutti vomitando. Oh! E come funziona? Devo salire su uno di quelli, ma... Avranno da ridire, immagino. Non capisco. Quello è per tornare su? Ah, no! Che non è per tornare su. È a tempo? Non capisco il pericolo. Sarà a tempo, forse piano piano scende e posso rimanere fregato. Ah, altro che piano piano. Amico,
Anche no, grazie. Ah, bellissimo. Se spammi la croce, le spara al conducente, diciamo. O quantomeno, bella quella. Quantomeno al corpo e non alle gambe. Va bene, ascolta, guarda, la risolviamo da gentiluomini. Con un piccolo ciclone. Ancora in piedi. Wow. Secondo me gli cambiano la vita. Non avranno tutti la stessa vita. Questo, cioè, se fosse stato quello lì iniziale, da mo che sarebbe morto. Amico, basta. Vuoi farmi affogare? Mi sa di sì, cacchio, siamo vicinissimi. Bro, fermati con sti piedini di mer. Dante. Bravo, ok. Vai. Ehi là, appena in tempo. Adesso si tratta solo di non sbagliare i bottoni. Hop. E fatto. Cacchio, eravamo già arrivati. Meno male. Il bus è già preso, non ti lascio il posto. Ah, e quindi? Non ho capito, vuole salire. Ce l'ha fatta sto merdaccio. No. Che merda umana. Beh, non è umano, però. Bastardo. Ma ha fregato alla grande. Qui non gli posso dire nulla. Solo mi domando quanto sono resistenti sti bestioni per potersi permettere tutte ste botte e stare ancora belli tranquilli. Amico, basta però. Cioè, non lo so, hai un attacco di fuoco, usalo. Sempre con la pedata, poi mi comincia a diventare pedante, no? Nel vero senso della parola. Uep. No, vabbè, ha deciso che vuole ballare. Ah, giuro che se ne esce un altro, si becca le fiamme dell'inferno in faccia. Op. E Shazam. Mi piace l'urlo proprio infastidito alla fine di... Ah, pure. Ecco qua. Un altro merdaccione c'è. Avete visto? Stavo cercando di... Posso spostarlo sto coso? Io perché ho bisogno di lui? No, via, chiunque tu sia. Bravo. Ancora vivo, non per molto. Vieni più vicino. Bravo. E finalmente posso spingere, ok. R1. Vai. Tutto questo per portare sto blocco d'oro dove? Ma più in là. Abbiamo tappato un buco. E siamo di nuovo da Pluto. Ah, si può... è vero, me lo sono scordato. Lui si può arrampicare. E cosa facciamo? Buttiamo giù la statua? Divertente poi come tutti sti comandi gli arrivino al cervello del demone attraverso la falce, che è conficcata nella sua corteccia frontale. Cosa devo fare? Attacco? No, non posso neanche. Scendo? Sì, dovevo scendere, ok. Ah sì, venite tanto. Piedino. Bravo. Guardate, è una festa. Quanti invitati. Attacco leggero è meglio di quello pesante, poi. Uè, di nuovo. Va bene, stavolta però... Non mi puoi fregare sempre. Cerchio, vai, brucialo. Fallo flambé. Ancora vivo, guardatelo. Tanto che vuole bene alla sua creatura. Ok. Venite, ne servo uno, li servo tutti. Non facciamo sconti. Ok, l'ultimo. Ah, non ha ricevuto il messaggio. Va bene, ho capito. Ecco. Ah, è uscito un altro raggio solare.
Ok, e io con questo blocco cosa ci potrei fare? Fra l'altro un blocco che può scomparire, giusto? Io appena lo tolgo dalla luce, esatto, comincia a sciogliersi, diciamo. E quindi è per salire fin lassù o cosa? No, di qua non è, cioè... Invece? Ok, benissimo. Però muoviti. Ah, cacchio, devo salire. Ciccio, un po' più in fretta, leggermente, non ti chiedo molto. No, cavolo, vai. No, vai. Ehi là, appena in tempo. Mi chiedo cosa ne faremo quando avremo finito la traversata. Perché conoscendo la sorte che è toccata a quell'altro, mi sa che anche lui cadrà. Ok. Opla. Ah, tutto sto casino per sfondare la ruota della fortuna. Cioè, dirlo subito. Spacca la ruota, yeah, spacca la ruota. Ma è la ruota che parla, cioè io questo non capisco. Ci sono queste linee di dialogo dette da... boh, da non si sa. Poi queste sezioni qui, io mi domando, va bene, sono fighe... ti ho visto... No, stavolta non ci riuscirai. Comunque, queste sezioni qui, va bene, sono divertenti, carine, perché ovviamente controllare un titano del genere è sempre bello. C'è lui, c'è un altro, l'ho visto. Non di qua. Grande! E dicevo, però, a parte l'essere spodestati, va bene, c'è un modo effettivo di perdere, cioè di far morire la bestia? Boh. No. Va bene. Sali. Prego. Quando vuoi, guarda. Che dici, ce la facciamo un'altra scalata? Vai di cerchio. Ecco, di triangolo adesso. Fila, tutti e tre. Guardalo, ancora da ordini. Sta a terra e dagli ordini. Chi si crede di essere? Ed è respawnato. Cioè, vabbè. Chissà, non è lo stesso, ovviamente, sono diversi, immagino. Però sarebbe quasi divertente se fosse lo stesso, immortale. E davvero è intenzionato a recuperare tutte le bestie da Dante. Quella, paparino. Pensi di essere l'uomo migliore di tuo padre? Ah, questo è certo. Fin troppo simile a mio padre. Ah. Lungi da me, codardo! Beatrice non se lo merita! Non me ne andrò senza di lei! Onesto. Allora scopriamo chi di noi due è il migliore. Ma perché combattere? Ho capito che ti stavo sul cazzo già da prima, che diceva, ma mio figlio sicuramente è già stato ucciso. Però potresti farti da parte, per una volta. Ecco qua. Abbiamo scoperchiato il tombino. Ok, ed è un boss, ovviamente. E se la ride. Aia. Questo è vero. Però voglio dire, anche te, se non eri lì a cercare di flirtare con la mia fidanzata, potresti esserti trovato da un'altra parte e stare molto tranquillo. Aia. Sto cercando di perriare, ma la vedo dura. Sì, ridi. Che ne pensi della mia di croce? Eh no, è più bella la sua, effettivamente. Vai. Ehi, gliel'abbiamo rispedita. Ah, pure con l'effetto boomerang, questo è figo. Ok. Sì, vabbè, grazie del mana, però avrei preferito la salute. Comunque, ne usufruiamo, questo è certo. No! Wow, l'ho evitato. Ah, c'ha un secondo... Wow, è un totem.
Ok. Sei abbastanza uomo per questo? No, se me ne crei 3 o 4, no, te lo dico già. Vai. Basta con sto cavolo di attacco qui. Come faccio? A meno che... No. Devo fare toccata e fuga. Per forza, io non posso distruggerli a meno che... No. E basta con sta croce. Vabbè, sono morto. Sono bello che morto, però ci volevo provare. Tanto sappiamo già come va a finire. Wow. Potresti stordirti anche solo per un secondo, sai? Mamma mia. Eccolo, vita. Grazie. Si sono sprecati, mannaggia la miseria. Fra l'altro io dovrei avere anche un altro bel po' di anime. Adesso che facciamo una finaccia, voglio effettivamente... Cos'è? Una chitarra? Oh, e quindi? Non ho capito quell'attacco, ma va bene. Stavo dicendo, devo controllare un po' le altre mosse che posso acquistare. Sì, forse... Ah! Vai. Io lungerei pure. Sei tu che ti avvicini. Sì, quello era un attacco mega caricato che io ho fermato giusto in tempo, a quanto pare. Oppure erano le tre croci più piccole. Non mi è chiaro. Vai. Bestia, mi ha ucciso proprio con stile, eh? Cioè, la croce in testa. Ok. E basta. Allora. Fatemi pensare. Potenziamenti, prima di tutto. Cosa abbiamo? Vabbè, questi qui, per una parte, potrebbero essere molto buoni. Perché se stiamo in aria, non ci può colpire quell'attacco stazionario. Però per il resto... fra l'altro mi si è cancellata la cella di redenzione qua. Vabbè, al momento non ci serve a tanto. Vediamo qui, invece. Divina grazia. Nah. Tempesta divina. Sì, dai, questo sì. Forza divina. Nah. Questo è relativo. Ah, ok, avevo visto la vita per un attimo, ho detto cosa? Non ho preso la roba della vita. Allora, facciamo così. 5.000, mannaggia. Però... perché no? Ecco qua. Così siamo... Ui! Così siamo a zero. E però ci ho un po' potenziato questo. Ho parato. Lì l'ho perriato preciso. Non voglio sentire nulla. No, non è proprio parabile, neanche perriabile. Parabile, guardate, non è parabile. La merdaccia, fra l'altro, se ne sta approfittando come dei miei test. No, devo solo scappare da sta cacchio di croce. Vabbè, senti, a sto punto ti do una mano io. Ah, no, non posso. Vabbè, dai. Grazie. L'ultimo, forza. Bravo. A papà. Sì. Ma gli faremo vedere noi piuttosto. Mica devo ricomprare le cose. Ovviamente. Mannaggia, sto fatto che... No, stavo anche sbagliando. Sto fatto che non si può avere un po' di memoria riguardo a ciò che è stato fatto prima di un checkpoint è veramente fastidioso. Comunque, via. Ecco, bene. Giustamente, l'arco ti frega lo stesso. Ok. Comprensibile. Ma va a cagare, vai. È bello che fa tanto il figo, vorrei vederlo contro Lucifero stesso. Lì poi, dov'è la tua forza? Aia. Forse quelli lì laterali sono parabili? Non lo so, sicuramente quello che viene giù dall'alto no. Dai. Ok, bene. Continua così. Abbiamo finito il mana. Però, dai, in un modo o nell'altro ce la faremo. Aia. In realtà non ci avevo neanche pensato. Basta saltare e
dare di quadrato. Sei abbastanza uomo per questo? Boia. Di più non potevi, guarda. M'han beccato i due totem e poi anche te. Ti farò a pezzi. Cacchio, cacchio. Vai, vai. Ok. Davvero? Oh, oh. E dai. Mamma mia, sti boomeranghi. Via. Oh, becca. Oh, mamma. Sarà anche accasciato, cacchio. Ci avrebbe dato un po' di vita, finalmente. Ah, va bene, va bene. Oh. Dai, dai. Attacchiamo subito. A muso duro. E non ci interessa di nulla. Vai, vai. Continua a dare la spintarella. Forza, forza. Sì. Dai, vai, vai. Continua. Continua, bravo. Ecco. Adesso però, attenzione. E ce ne ha dato dell'altro. Molto bene. Vai, 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 vai. Abusiamo, abusiamo. Oh, non così. Ma vogliamo parlare un po' della tua? Perché va bene che sarebbe insultarsi comunque da soli, purtroppo. Però secondo me faceva un certo mestiere. Aia. Oh, però che palle. Tutto questo per una donna? Ma saranno affari miei, no? Tu invece perché lo fai? Solo per dare fastidio? No, Non te lo aspettavi, eh? L'ultimo colpo conservato appositamente. Mannaggia. Sei abbastanza uomo per questo? No. Guarda, sarei così uomo da saltare volentieri oltre il fossato e andare direttamente a salvare e continuare per la mia strada, ma non mi è possibile. Wow. No. No, 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 no. Dai che ci siamo quasi. Mannaggia. Fastidioso che sei. Fattelo dire. No, cosa mi ha preso? Non ho visto. Vi giuro, stavo guardando lui. Non ci ho fatto caso. Aveva tirato un'altra croce? Boh, vabbè. Ad ogni modo. Ehi. M'ha dato un po' di vita, credo. Sì, vabbè, l'ho persa subito. Però credo che dopo un tot di morti ti diano un po' di vita per pietà. Perché io ero a metà, non ero più di metà, vero? No. Dai, meno male. In realtà alla fine, esatto, comunque influisce molto la vita di partenza sull'esito della battaglia qui. Per questo io direttamente, prima di ogni boss, metterei delle belle fontanelle. No, 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 troppo vicino. Mi hanno ucciso il boscato! No! Ok, questa è stata strana. Gli ho parato il posizionamento del totem e lui mi ha fatto una combo proprio da figlio da merda. Allora. No! Allora, questo è tutto da vedersi. Poi bisogna capire Lucifero come se la cava sul Tolamo, e allora deciderà, perché fidati che non lo so, non mi aspetterei molto dall'amichetto fatto di ombre. Oh mamma. Poi ma cacchio. Potrebbe. Sta a lei deciderlo. Vai, 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 vai. Approfitta, approfitta. Dai, 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 dai. Cacchio, cacchio. Benissimo, benissimo così. No, 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 non ti permettere. Cosa stai a fa? No, no, quale potere? Stai. Era un'esplosione, ecco cos'era. A sto punto mi sa di no.
Wow. Tornano? Sì, ma non addosso a me, a quanto pare. Mio figlio! Sì, mi devo allontanare, ok. Lungi da me. Lungi da me. Ho paura a farne più di un paio perché... Questo è per avermi deluso. Ok. Sciallo, sciallo, non ti preoccupare, tanto lì adesso ci fa quello lì. No, ci fa le croci, non me l'aspettavo. Ok, ok, questo è un aiuto. Andiamo via prima che ci bombardi. No, cosa mi ha colpito? Mannaggia lui. Ehi! Era quello lì, cacchio, dai che ci siamo. Bella! Tale padre, tale figlio. Guarda, possibilmente... Direi che io sono un attimo più avvenente. Di tutto! Sei pieno di odio e di avidità! E tutto ciò che potevi offrirmi? Non sono responsabile! No, neanche in minima parte. Non sarò dannato come te. Grande. Oh. Lui effettivamente si meriterebbe altro che la soluzione. Ok, cos'è, un nuovo potere? Wow, ah, un incantamento, ok. Peccati del padre. Figo. Non so, credo di volerlo mettere al posto dell'abbraccio del paradiso. Non è molto molto utile questo qui, dirò la verità. Un magico monile protegge Dante e attacca gli avversari nelle vicinanze. Perfetto. No! Mi era sembrato per due secondi di star cadendo nella pozza. Ho detto no. Allora, cos'è che abbiamo preso? Occhio di Alighiero. Dante è in grado di assorbire una certa quantità di danni quando viene attaccato. Al crescere di livello della reliquia, aumentano i danni che Dante può assorbire. Figo, ma non fa per noi. Non adesso, almeno. Bene, potenziate queste due. Ed è tutto quello che ci serviva sapere. Ma aspettate, qui mica siamo all'inizio, no, vero? Sono abbastanza confuso. Ad ogni modo, io mi vado... Oh, guardate quanta vita avevamo. Guardate quanta vita c'era rimasta. Sì, dai, non ti nascondere, t'ho ben visto. Borsa dell'avaro. Cos'è? Bloccato. Ah, giustamente. Aumenta il tempo a disposizione per eseguire un contrattacco. No, non è interessantissimo. Quindi io vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto. Da Loafdog è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!